La sentiamo. Ecco, grazie, grazie, buongiorno a tutti. Intanto un ringraziamento a Simbola, al presidente Ermete Realacci e al segretario Fabio Renzi, perché ogni anno ci siamo trovati in passato a Treia, ci saremmo voluti ritrovare anche quest'anno, credo, in quel bellissimo teatro di Treia, ma condizioni del paese e del Covid non ce lo consentono, ma anche quest'anno credo lui abbia fatto, Simbola e Fabio Renzi abbiano fatto benissimo a fare e darci questa possibilità di fare il punto della situazione su di un tema che io credo sia di attualissima appunto importanza e di grande spessore. Intanto dobbiamo fare in modo che il tema dello sviluppo sostenibile delle aree montane italiane sia la grande idea di questo paese. Noi abbiamo bisogno di una grande idea per rilanciare il paese. E partire dalle aree interne, far diventare centrale il tema dello sviluppo delle aree interne, io credo che sia la via giusta per rilanciare il sistema paese. Su questo credo che Simbola, e non solo, ma Simbola principalmente, stia svolgendo un lavoro incredibile. I passi in avanti che sono stati fatti in questi ultimi anni e anche in questi ultimi mesi, penso soprattutto alla Carta di Assisi, li dobbiamo a Simbola e a quanti hanno creduto in questa nella realtà e nelle potenzialità che le aree interne del nostro paese possono avere. Ora, noi ci troviamo in un momento cruciale, perché se riusciamo a sfruttare questo momento, possiamo dare la svolta e possiamo concretamente dare una risposta al tema dello spopolamento delle nostre aree interne, che dura, come sappiamo, se andiamo a leggere e vedere i dati dagli anni 50 ad oggi. Perché? Perché la trattativa di stanotte, che il presidente Conte, a me pare, abbia portato avanti con grande determinazione e concretezza. Perché le risorse che ci sono per le aree interne e che sono venute fuori dopo il sisma di 4 anni fa, io credo che ci impongano a tutti una riflessione seria ed immediata per produrre fatti concreti, perché poi diceva benissimo la nostra moderatrice all'inizio, che saluto, i cittadini che vivono ancora in quelle aree hanno bisogno di segnali di speranza concreti. Allora mi pare che ci sia anche il commissario collegato, che saluto, perché ha impresso alla ricostruzione, al sistema della ricostruzione in questi primi mesi, un'accelerazione, quell'accelerazione che era necessaria e indispensabile dopo 4 anni. E dico che noi dobbiamo portare avanti nelle aree, negli 85 comuni marchigiani, ma anche negli altri comuni colpiti, nelle altre 3 regioni oltre le Marche. Dobbiamo portare avanti parallelamente il discorso della ricostruzione abitativa con la ricostruzione economica. La cosa deve camminare di pari passo, e la ricostruzione abitativa, ne abbiamo parlato tante volte, credo che oggi poi ci illuminerà il commissario come lui sa fare. Ma sul versante della ricostruzione economica, che io la ritengo fondamentale e prioritaria, penso che noi nelle Marche stiamo lavorando e stiamo andando nella direzione giusta, perché intanto c'è necessità di infrastrutturare un territorio con infrastrutture anche immateriali, e qui la Regione Marche, voglio ricordarlo a me stesso e agli altri, ha investito negli ultimi anni 102 milioni di euro per portare la banda ultralarga a partire da tutti i comuni dell'entroterra, e le operazioni di messa in opera della banda ultralarga sono in corso. Dovevano finire i lavori entro il mese di dicembre del 2020. Il Covid ovviamente avrà allungato un po' di qualche mese, però se andiamo nei comuni, non ci rendiamo, vediamo concretamente che i lavori
stanno svolgendo in molti comuni. È fondamentale, io dico, l'infrastrutturazione della banda ultralarga nelle aree interne, perché chi investe e sta in quelle aree deve connettersi con il mondo così come è possibile farlo in altre aree del paese. Poi noi non dobbiamo inventarci più nulla, perché noi abbiamo quel grande lavoro che siamo stati capaci di fare negli anni scorsi, ripartire da lì mettendo insieme tutte le università marchigiane, mettendo insieme gli Stau, mettendo insieme tutto quello che era necessario. Il patto per lo sviluppo e la ricostruzione, che apparentemente è rimasto in un cassetto, ma non è così, va rilanciato con forza. Lì ultimi ci sono secondi, Sciapichetti. Ho finito? Sì. Andiamo in conclusione. Ci sono 94 progetti finanziabili e che possono sviluppare un'occupazione di 10.000 posti di lavoro. Se noi, il 41% di quei progetti sono derivati da enti pubblici e il 59% dai privati. Se noi lavoriamo su quel filone, io credo che nei prossimi, attirando e utilizzando anche i soldi che dall'Europa arriveranno, come abbiamo visto per fortuna, io penso che noi possiamo dare una svolta epocale al discorso delle aree interne, soprattutto le nostre, quelle di cui parliamo, mettendo insieme ovviamente le migliori risorse, ritornando, come dice la Carta di Assisi, a far diventare protagonisti i sindaci dei nostri piccoli comuni, mettendo insieme le personalità migliori che ci sono e che conosciamo e che hanno dato dimostrazione. Io penso che dobbiamo guardare al futuro con un concreto realismo che possa portarci in tempi non biblici, più brevi possibili, a un rilancio forte e soprattutto a creare quell'occupazione che ci permetta appunto di combattere lo spopolamento, che è il tema, è l'argomento, è la questione di questo nostro paese.